Scusateci per il problema tecnico, è stato, spero che sia stato risolto, penso di sì perché vedo già il live in diretta, è stato, oh, succede, questo è il bello della diretta e poi avendo due ospiti così importanti, forse si è emozionato anche il mio softwareino qui e quindi non l'ha fatta partire, ecco. Vediamo se ci sono, sì, vedo che c'è anche già qualcuno collegato. Buonasera a tutti e benvenuti in una nuova diretta nel gruppo di Armando Travaglini Digital Marketing Turistico. Stasera, appunto, come dicevo prima, come ospiti abbiamo Nicola Zoppi e Warner Ferlato e parleremo un po' di reputazione, mi pare, giusto? Hanno detto di quello che è successo, di quello che è cambiato in questo periodo, se effettivamente voi avete notato dei cambiamenti in quest'estate, perché fondamentalmente si è lavorato parecchio solo quest'estate, poi per alcuni anche fino a ottobre, ma da lì in poi si è fermato nuovamente quasi tutto, e quindi andremo a vedere se com'è cambiata, se è cambiata questa reputazione, se ci sono state delle criticità oppure delle cose che invece sono andate meglio rispetto agli altri anni. Chi vuole cominciare il giro? Era già la domanda questa, Bruno. No. 10 minuti di pippone. Io faccio Era un'introduzione iniziale. partire Warner. Ma io mi sono confrontato oggi pomeriggio prima con Nicola. Abbiamo una realtà leggermente diversa, quindi magari è anche interessante parlarne, perché io lavorando in città su Torino e lui in Versilia, chiaramente la situazione era nettamente, nettamente diversa. Quando c'è stato un po' il liberi tutti di quest'estate, chiaramente la situazione di Nicola era di occupazione massima, mentre invece nel caso mio avevamo una buona, sì, una Parli buona io della mia, occupazione. della tua. Come? Mia. Perché No, vabbè, stavo facendo la differenza io. delle due cose, non ho detto i fatturati. E non ho detto quanto hai guadagnato, quindi fino adesso ci siamo, poi più tardi possiamo parlarne. Quindi questo che cosa ha portato? Portato che quando ci siamo confrontati sulla reputazione, la prima cosa che abbiamo visto era che la mia stava crescendo. Io non avevo grosse criticità, anzi c'erano dei punti su cui stavo anche guadagnando bene terreno. E lui aveva una serie di problemi dovuti probabilmente al fatto che non avendo la piena occupazione, chiaramente uno andava a selezionare le stanze, aveva una maggiore possibilità e quindi quelle che erano particolarmente critiche, che invece in piena occupazione in qualche modo comunque piazzavi, ti salvavano da questa situazione. Ci siamo personalmente, per esempio, abbiamo lavorato quasi esclusivamente sulle standard, non lavorando sull'economy, e questo chiaramente la reputazione per forza di cose è andata migliorando. Lo potevamo fare appunto perché c'era il discorso dell'occupazione diversa. L'altra questione era un po' il numero invece e l'origine delle recensioni, perché lavorando molto meno con i portali, nel caso mio, che lavoravo con molto di più col business, il turismo stentava a partire, quindi le OTA sicuramente non hanno avuto l'importanza che avevano prima, anche in agosto, su Torino le OTA sono importanti in agosto, però quest'anno non hanno avuto l'importanza degli anni precedenti. C'era un discorso anche di numero di recensioni. Perché se uno lavora e fa un lavoro alla ricerca del feedback, probabilmente questo si verifica meno, ma non tutti probabilmente fanno questo grosso di lavoro di ricerca di feedback, e questo lavoro lo fanno le OTA, lo sappiamo benissimo, per cui il numero di recensioni che prima erano, magari se io le andavo a verificare, andavo a controllarle su, io utilizzo per esempio TravelAppil e andavo su TravelAppil a vedere, avevo un numero incredibile da booking. Quest'anno molto molto minore, ma nemmeno è anche minore proporzionalmente al crollo delle prenotazioni dalle OTA. Questa è un'analisi che ho fatto assieme a Nicola oggi, guardando un po' la situazione su TravelAppil. Ok, ma
Da cosa è dipeso, posso farti questa domanda, da cosa è dipeso questo, tutto questo, questo, no, questo sbilanciamento? Cioè hai accettato il bonus vacanza, hai fatto campagne di marketing particolari, da cosa è dipeso questo sbilanciamento verso... Sì. Allora, innanzitutto accettavamo il bonus vacanza, abbiamo fatto una grossa campagna sul bonus vacanze, lo abbiamo spinto parecchio, ci abbiamo lavorato veramente tanto, ha dato veramente tantissimo risultato. Questo sì, e poi chiaramente avendo meno turismo ma avendo il business abbiamo spinto fortissimo, proprio più che potevamo. Quest'anno sicuramente ci siamo concentrati tantissimo sulle convenzioni, per cui alla fine erano tutte dirette, c'era veramente una percentuale bassissima di OTA e quindi la differenza secondo me è quello, il bonus vacanze e il business che non girava su OTA. Considera che io, avendo un 3 stelle in città, ho un business che è anche parecchio operaio, no? Uh-huh. Il business operativo o meno, no? Quello che invece mi succede in un'altra struttura che come proprietà abbiamo sempre a Torino con 4 stelle. E la grossa differenza l'abbiamo proprio sentita, perché forse l'altro andava ancora di più, andava ancora su, correggimi se sbaglio, però penso che potesse ancora andare, l'ho visto anche nell'altro albergo, ancora un po' su Booking. La ditta con cui riuscivi finalmente a prenderla perché aveva un appalto che era anche abbastanza lungo, eccetera, chiaramente quella era tutta convenzionata e telefonica, per cui ho avuto veramente un crollo di OTA notevole. C'è Nicola che sta scalpitando, ma teniamolo un attimino ancora a bada. No, perché dice che parlo sempre troppo. Servizio offerto per forza di cose è dovuto cambiare, giusto? L'hai cambiato in qualche modo. Che percezione c'è stata lì per la colazione, per esempio, che è stato quello un po' più grosso sulla colazione. Esatto. Cambiamento più grosso sulla colazione. Però anche quello dal punto di vista della reputazione è andata bene. Ti spiego. Nella fase iniziale in cui stavamo ripartendo, sto parlando dell'apertura quindi di giugno, in quella fase lavoravamo senza buffet e con il preordino tramite Google. Non avevamo una vera e propria app, ma mi sono appoggiato al lavoro che ha fatto Nicola, e quindi lavorando un po' con i tuoi di Google, eccetera, di Google. Alla fine lavoravamo con quello che ha presentato, Nicola. E stranamente è stato recepito bene anche nelle recensioni. Noi abbiamo da questo punto di vista le recensioni molto positive. Da quel punto di vista viene citata parecchie volte la chiamano app, viene citata quindi l'app e il sistema, chiaramente ottimo, no? Perché comunque con questo digital menu all'inizio avevamo una riduzione di personale, meno sprechi e tutta una serie che ne conseguono. Ma hai messo il link in un QR code? Hai messo? Noi lavoravamo con, sì, c'era un QR code al bancone della reception e alla sera facevano il preordine. E poi avevano un link, noi lavoriamo molto con WhatsApp e quindi avevano anche un link che gli arrivava tramite WhatsApp alla sera, e tra le altre informazioni che davamo dentro queste informazioni. Nella lista di informazioni c'era anche il link per fare il preordine. Si è lavorato molto bene solo con il preordine per un buon mese, siamo andati avanti un buon mese lavorando soltanto col preordine, arrivando fino a una ottantina, novantina di colazioni più o meno. Quando abbiamo superato il centinaio di colazioni, siamo passati al buffet servito. E la cosa buona è che quest'app veniva spesso citata. Ti dico per esempio che se andando a controllare su Travel Appeal il Covid Safety Index, questo è inciso molto positivamente. Per cui quello che era un grosso problema, un grosso punto, diciamo, una debolezza, in realtà è diventata una forza.
Quindi possiamo dire che con una buona comunicazione, quindi un livello abbastanza alto di comunicazione, di interazione con i clienti, la percezione di servizio offerto non è andata peggio, anzi nel tuo caso è andata meglio, proprio perché li facevi sì? Ti dico, noi abbiamo un ricchissimo buffet, però era molto ricco anche il menù, eh? Riuscivamo a dare veramente tanto, quindi alla fine... anche gli abituali non si sono trovati poi a mancare molto il discorso del buffet, perché vedevano che comunque c'era un'ampia offerta. Poi noi gliela vendevamo molto facendo in questo modo: ogni giorno possiamo cambiare e inserire una torta diversa, cioè chiaramente veniva venduta un po' anche in questo modo qua, no? Se noi avessimo un semplice buffet non riusciremo a dare tutta questa varietà, perché ci sarebbe troppo spreco, l'abbiamo buttata su queste situazioni qua. Il risultato è stato buono. Bene, bene. Quindi anche se è cambiata la tipologia dei clienti, con una buona comunicazione non c'è stata questa percezione negativa di un servizio offerto, di una riduzione del servizio che c'è stato un po' dalle altre parti. Considera che man mano che andavamo avanti incominciava ad arrivare il leisure e lì era più pesante la situazione. Però iniziavamo anche ad avere un numero di coperti che giustificava il numero di personale necessario per seguire un buffet servito, e abbiamo iniziato a lavorare con buffet servito. Il leisure, soprattutto straniero, faceva un po' fatica ad adattarsi al sistema. Ho retto più o meno una settimana, dopo ho cambiato, 3-4 giorni, poi ho cambiato quando ho visto che stava succedendo questa cosa. Ti ripeto, quello che veniva per il business o cosa stava magari anche 3-4 giorni, oramai era abituato, il leisure magari faceva da noi stava un giorno, no? Un giorno, due giorni massimo, per cui invece quello che veniva ogni settimana oramai sapeva già, il giochetto era semplice ed era diventato facile. Ok, Nicola, te vorrei fare qualche domanda un po' più marzulliana invece, no, scherzo. Sì, ha bruciato tutti gli scontri. Faccio le domande e io ti faccio una domanda di Alberto. Alberto ci chiede: secondo voi la brand reputation è collegata al potere economico del proprio ospite? Possiamo confermare che meno pagano e più pretendono? Ah, beh, questo, allora, su questa relazione qui io credo che Armando forse si ricordi uno dei primi webinar per cui mi aveva invitato, e avevo sempre parlato di un rapporto un po' poco congruo, difforme, proprio su questa cosa, e era stato preso in analisi per esempio delle recensioni che rilasciavano i clienti di Groupon, i clienti di Smartbox, giusto per fare un esempio, adesso mi cazzerà subito qualcuno di Groupon lì nel gruppo, però effettivamente era un target di clientela molto attenta al prezzo, ma era anche molto attenta ai dettagli, e si sentiva poi trattata in questo caso da serie B molto spesso, quindi era un po' un concorso di colpa anche con la struttura che accettava questi contratti, per cui la recensione generalmente non era proprio positiva, anzi spesso era negativa. L'esempio che avevo fatto quando mi chiamò Armando credo che fosse proprio della Una Hotel di Lido di Camaiore, che le uniche due recensioni negative che aveva, lavorando a prezzi discreti, erano proprio di un Groupon e di uno Smartbox. Quindi confermo che non è, cioè non c'è più, secondo me non è mai stata valida la relazione tra qualità e prezzo. Ci sono alcune realtà, io sto monitorando un ristorante in questa zona che lavora a prezzi alti, non fa un euro di sconto e comunque continua a essere il primo in classifica. Quindi anche il falso mito della relazione tra qualità e prezzo, io non sono mai stato così concorde. Ok, quindi tu invece, che lui diceva, Warner aveva un attimino detto che da te è successo un po' uno scenario abbastanza diverso rispetto al suo. Ma l'abbiamo detto nel gruppo, l'avevo detta sta battuta nel gruppo del revenue, ho detto che quest'anno non c'era più bravo o meno bravo, ma c'era più fortunato e meno fortunato. Si divideva un po' in due il gruppo degli albergatori, degli host, per cui ovviamente chi era in città è stato un po' più sfortunato,
chi invece aveva un'attività stagionale bella precisa che lavorava nei mesi di apertura e lavorava anche bene, a questo punto erano i fortunati. Però questo si rovescia un pochettino nelle considerazioni sulla reputazione, perché è vero che c'è stato io ti faccio un po' la cronologia di quello che ho visto e ho vissuto io. Partiamo dal maggio-giugno, in cui effettivamente c'era una guerra per i rimborsi, e quindi qualcuno, in questo caso già in città, veniva penalizzato da clientela un po' incazzata perché non aveva ovviamente rimborso. E era il periodo un po' caotico, per cui eravamo forse tutti quanti concentrati sul manifestare i nostri protocolli. Era una cosa nuova, tutti quanti volevano esibire il proprio marchio di protocollo. E qui si vedevano anche delle cose un po' simpatiche, perché al di là delle foto, della prima foto su Booking, proprio su Torino, io guardavo spesso perché Warner me le indicava, ma c'erano veramente delle liste con mascherine PFF2, non si vedeva neanche l'albergo ormai, ma si vedeva solo persone che o si divertivano con il macchinario dell'ozono, oppure mascherine. Poi Warner mi ha spiegato perché la cosa delle mascherine è che lì la proprietà, insomma, è straniera, asiatica, quindi magari tende, per tutti gli alberghi che aveva, ha messo il simbolo della mascherina. Però c'è chi ha fatto di più, ci sono state delle cose molto simpatiche, c'è chi ha lavorato addirittura sul naming di Booking, e me lo sono preso da una parte. E ti dico come si chiamava una struttura a Torino, che tanto non credo sia nel nostro gruppo: Artois e Solferino, servizio cena in camera, sanifichiamo e lasciamo la camera vuota e arieggiata per 72 ore, possibilità di upgrade a camere con bagno nuovo in camera. Questo è solo il nome. Quindi questi nomi comparivano su Booking, ma non è un caso isolato. La cosa era un po' divertente, ovviamente l'extraalberghiero che si divertiva. E la cosa che ho notato è che nella piccola ricerca che avevo fatto io, che la voglia di comunicare i propri standard di sanificazione era talmente forte che comparivano stranamente, perché poi io era un po' che non le vedevo, anche qualche autorecensione su TripAdvisor, giusto nei momenti di apertura, dove ovviamente si faceva la lode per la qualità del protocollo, distanziamenti, mascherine, eccetera. Perché comunque tanti non avevano voglia, Armando lo sa, di chiamare il web designer o il webmaster per fare quella modifica, magari in home page del sito web. Quindi le cose più facili erano queste. E buono, e da lì poi c'è stato il libera tutti. Il problema riscontrato ovviamente è il fatto che, almeno per quanto mi riguarda me, già dalle prime ore di mattina c'erano delle persone addette a fare gli sceriffi anche nella sala colazione. Questo non era sicuramente l'approccio, l'ho detto subito. Abbiamo sostituito il buongiorno con la mascherina, cazzo, e ormai ci veniva quasi spontaneo, perché l'attenzione probabilmente era anche eccessiva a questo aspetto e al fatto che comunque avevamo un compito anche etico, e questo ha portato sicuramente una minore attenzione a tutta la parte di ospitalità. In più, come diceva Warner, l'altro problema era che dovevamo fronteggiare un'occupazione alta e quindi una gestione degli spazi un po' problematica, e le attese comunque non sono mai gradite, e quindi qualche cosa è andato peggiorando. Poi, non per ultimo, il problema che effettivamente il target leisure dell'italiano medio, insomma, io non lo auguro al miglior amico, al peggior nemico. No, però comunque per me è una grossa difficoltà. Sicuramente quando sono arrivati gli stranieri, io, a differenza di Warner, ho cominciato a respirare veramente. Quindi, esaustivo? Sì, volevo capire anche la parte Non non si la, sta sbottonando. l'hai tralasciata completamente. Hai comunicato con i tuoi clienti? C'è stata da parte tua diminuzione del servizio offerto? È cambiato qualcosa? Penso ovviamente sì, ma l'hai comunicato come ha fatto Warner? Non l'hai comunicato? Che è successo? No, non avevo tempo.
Certo, l'ho comunicato. Come è successo a Warner, i servizi tecnologici sono piaciuti alla clientela, ma soprattutto sono piaciuti a noi. E, abbiamo cercato di monitorare, come si fa di solito, anche una sorta di riscontro, magari trovando qualche indicatore di performance anche più amatoriale, ma per vedere se la gente all'uscita poi parlava del digital menu o parlava del web check-in, o comunque tutti gli altri correttivi magari che avevamo apportato, e c'è stato un ottimo gradimento con dei dati un po' differenti rispetto a Warner, e probabilmente abbiamo anche capito perché, nel senso che un web check-in comunque effettuato amatorialmente sempre con i moduli di Google è stato, a mio giudizio, accolto e apprezzato al 95%, un po' di più forse anche. Non ci sono mai stati problemi, poi a settembre probabilmente qualcuno era un po' più stanco, però è andato molto bene. Forse perché, si diceva con Warner, la differenza è stato nella presentazione, nella comunicazione. Perché io l'ho effettuata, l'abbiamo effettuata comunque generalmente su WhatsApp come canale preferenziale, mentre invece per email le percentuali di adesione, insomma, al web check-in si riducevano parecchio. Per di più, giustamente, ora te la tolgo io, Warner, a te la risposta. Giustamente c'era anche il problema che la differenza, che il tempo di permanenza, la durata del soggiorno era differente, e quindi forse un ospite che soggiornava una sola notte a Torino era meno motivato a rompersi le scatole per riempire A un hotel. incriminare. Esatto, l'altra domanda era proprio questa, Vanni, scusami. Lui ha parlato della sua tipologia di cliente, quindi di un corporate più operativo piuttosto che manageriale. Che tipologia di clienti avevi tu? Cioè, dove hai avuto questa parte negativa? Avevi, non lo so, famiglia, un hotel solo adulti? Di che tipo di hotel stiamo parlando? Di offerta, di struttura ricettiva? Ma con chi stai parlando? Con te. Ah, Cioè, ok. e lui ha detto chi sono i suoi clienti, no? Chi ha avuto, perché è andato bene, e ancora ho capito chi sono i tuoi clienti e cosa è andato male o bene. Senti, sono sul mare, quindi comunque Ne so? ho una clientela leisure, Sì? poche famiglie perché odio bambini, ma non lo diciamo. Però il target comunque di coppie generalmente, italiani fino ai primi di settembre, poi dopo per fortuna sono arrivati, ci hanno liberato, sono arrivati gli stranieri. A livello di percezione, ripeto, anche lì forse è bello questo giochino perché con Warner proprio ci si va un pochettino a battagliare così. La percezione con gli stranieri, sempre a livello reputazionale, è stata sicuramente migliore. Beh, tu guarda, considera che io spingo molto il family hotel, le family room. Per la prima volta quest'estate ho fatto un lavoro con degli influencer su Instagram, bambini gemellini che venivano e facevano e promozionavano l'albergo, eccetera. Sono proprio agli antipodi di Nicola. Ok, bene. Armando, tu che ne pensi di queste due strutture completamente diverse, località diverse, target diverso? Poi mi manca la parte comunicazione con Nicola, ma vedo che è un po' restio a dirmelo, quindi Adesso ci arriviamo. Vabbè, gliela rifaccio. come regola generale, come diciamo costante, io non ho sentito nessun albergatore dire che è stato contento di avere una clientela italiana con i bonus vacanze. Quindi questo è sicuramente una costante che c'è stata in questo 2020, e così è. La vera cosa interessante per me sarà capire adesso cosa succederà nei prossimi mesi, e soprattutto nel 2021 e 2022, direi anche a questo punto. Quindi, più che dare delle risposte, io vorrei fare a Warner e a Nicola delle domande, cioè capire se secondo loro
la situazione possa tornare a una pseudo normalità almeno nella primavera barra estate 2021, e se nel 2021 torneremo ad avere una situazione come quella del 2020, quindi con una forte presenza di turismo interno, anche incoraggiato attraverso il bonus vacanze, perché alla fine della fiera come piattaforma, come sistema ha funzionato per tante realtà, quindi non possiamo criticarla perché comunque è stata una di forte aiuto per tanti alberghi, come diceva anche Wagner prima, quindi sono d'accordo con lui, però tanti altri non l'hanno accettato, e penso anche a tutto il mondo dell'ex alberghiero, che al 70% è stato anche escluso da questa forma, quindi anche lì sarebbe da capire la logica e la ratio che è stata utilizzata nel costruire questo sistema di bonus vacanze, però alla fine della fiera possiamo dire che è stato un successo. Verrà prorogato fino al giugno 2021, credo che sia già passato come legge, probabilmente sarà prolungato fino a dicembre dell'anno prossimo, perché comunque la situazione in cui ci troviamo è sicuramente complessa. Quindi secondo voi questo mercato che ci si prospetta davanti nei prossimi mesi contribuirà ancora a modificare questa percezione della reputazione, oppure le persone stanno interiorizzando questi aspetti legati all'uso della mascherina, alla mancanza di elementi in cui si possono interagire, toccare, penso ai menu cartacei che sono scomparsi in tante realtà. Quindi questo è stato i primi mesi in cui ci troviamo tutti in questo mondo nuovo, che hanno impattato fortemente sulla reputazione, e un domani siamo tutti abituati a gestirle, quindi la reputazione tenderà a migliorare, oppure ci porteremo dietro questo fardello di vincoli, normative e mancanza di contatti sociali anche nel 2021, come la vedete? Ma allora, io non so se si tornerà alla pseudonormalità, secondo me ci sarà un'ennesima novità, uno scenario ancora modificato, e quindi non avremmo né la pseudonormalità nell'anno 2020. Ma non so neanche sinceramente cosa butterei di quest'anno. Comunque abbiamo scoperto che ci sono delle cose che effettivamente a livello tecnologico forse esitavamo gli altri anni, quest'anno le abbiamo inserite con un po' più di coraggio, lo stesso web check-in, ne parlavamo proprio in BTO con la Manzi a febbraio, prima che partisse tutto, e lei mi parlava di percentuali veramente ridicole di clientela che aderiva a questo, e comunque in termini poi di gestione di tutto al front office sicuramente è stato un grande vantaggio. Io probabilmente, perché il cliente aveva necessità, l'ospite aveva necessità di avere le giuste informazioni in termini di sicurezza, in termini di protocollo, sanificazione, eccetera. E il telefono era sicuramente lo strumento probabilmente più adatto. Abbiamo fatto qualche battuta, si è detto ma chissà quando Booking metterà il bollino Covid free, però nel frattempo effettivamente Booking ci ha richiesto tutte le informazioni come singoli alberghi. Lo ha fatto anche Google, l'ha fatto anche TripAdvisor, lo stanno facendo tutti. Quindi quello che prima avevamo come fattore di vantaggio, cioè il fatto che eravamo un po' tutti impreparati, gli stessi portali, lo stesso Google erano ancora più impreparati di noi, adesso nonostante tutto loro sono pronti, quindi queste informazioni ce le hanno già. Quindi forse il fenomeno telefono, anche se si verificasse una situazione un po' simile a quella dello scorso anno, non sarà così vincente come quest'anno. E il fattore telefono per qualcuno è stato un buon aiuto anche dal punto di vista della reputazione. Io, per integrare a quello che si diceva prima con Wagner, ovviamente essendo una differenza anche nel tipo di lavoro, posso dire che tante prenotazioni dirette, tante prenotazioni telefoniche, noi teniamo monitorato, ormai TripAdvisor non lo considera più nessuno, teniamo monitorato Booking.com, e Booking.com aveva ovviamente un ruolo secondario, marginale rispetto agli altri anni, quindi anche l'allocazione camera, che una volta forse c'era un po' di attenzione, un occhio di riguardo, sai, quello sicuramente recensisce, quest'anno si beccavano comunque i buchettini liberi, come ha scritto anche Roby, su Officina Turistica, quindi andava l'utilizzo di Booking alla fine era solo per tappare qualche buchetto qua e là, con permanenza breve,
La cosa che invece io sono abbastanza sicuro è il rapporto tra il tempo di permanenza in hotel ed effettivamente la qualità della recensione. Questa cosa l'ho detto a Roby, ma l'ho sempre riscontrata anch'io: minore il tempo che si trascorre in albergo per strutture leisure e maggiore la probabilità di prendere una recensione non propriamente positiva. Quindi il cliente che soggiorna una settimana, riusciamo quantomeno anche ad apportare dei correttivi se qualcosa va male o a far provare tutti quanti i servizi a disposizione. Sì, sta credenza c'è un po'... Sì, l'avevo già sentita, che almeno deve rimanere un turista 3-4 giorni in struttura per poterla vivere e per poterlo in qualche modo... non fidelizzare, ma renderlo felice, ecco, mettiamolo così, fargli vivere un soggiorno, un buon soggiorno. Ma l'avevi già sentita? L'avevo già sentita, sì. Sì, tant'è che alcune strutture addirittura non vendono con un minimum stay sotto le 3 notti, se non in, che ne so, in periodi di bassa stagione. E anche lì sono delle scelte chiaramente strategiche. Per quanto E pensione completa. E pensione completa, sì. Per quanto riguarda invece gli altri servizi, c'è qualcosa che è andato meglio, dove ci sono state, diciamo, a prescindere dalle recensioni positive? Mi viene in mente quella più semplice, che può essere la pulizia, no? Cioè... doveva essere scontato che sanificando continuamente tutte le zone si sarebbero ricevute delle recensioni migliori da questo punto di vista. Cos'è successo? Warner? Io? Sì, poi ti rispondo, volevo solo integrare se posso una cosa. Sì, come no, certo. Domanda di Armando, di sì. Prima, che ho risposto a quello che ha detto Armando. Io ho una grossa paura, che è quella che abbiamo tutti quanti, che chiaramente quello che succederà dentro la nostra struttura continuerà ancora per tutto il 2021 a essere condizionata da quello che succederà fuori. E, l'attenzione a determinati servizi o l'attenzione su determinate criticità, secondo me, sono anche cambiate nell'arco di questi mesi, almeno questo è successo a me. Io ho avuto un calo dell'attenzione sui protocolli, eccetera, eccetera, e adesso, continuando a lavorare, ho avuto negli ultimi 15 giorni un aumento di richieste di nuovo, di protocolli, eccetera, perché comunque lavorando col business, le aziende, questo ti chiedo, perché prima avevano di nuovo un po' abbandonato questa cosa, anche loro erano meno attenti a questa cosa e incominciano ad abbandonare. La grossa cosa che è cambiata in questi ultimi 15 giorni e che secondo me inciderà molto nella reputazione, potrebbe incidere molto nella reputazione, in zona rossa o in arancione e per il momento, è la questione ristorante. Il fatto che comunque oramai la prima domanda al telefono sia se c'è la ristorazione sta modificando tutta una serie di cose. E io lavoro in una struttura che non ha, per esempio, la ristorazione, non ha ristorante. Prima c'era, nonostante ci fossero le convenzioni con i ristoranti, fossero i ristoranti segnalati, i ristoranti suggeriti, c'è un rapporto meno stretto rispetto ad adesso, dove invece c'è il delivery, il consumo all'interno della nostra sala ristorante, necessariamente ci si deve servire nei ristoranti della zona o fare l'asporto nella zona, perché non è che uno prende parte, ma perché si mangia così bene in centro, vado a farmi l'asporto in centro se lui non fa il delivery, eccetera. Io credo, perlomeno da quello che è, da quelle due o tre recensioni di questo periodo che sono arrivate, che ci sarà una maggiore fusione tra le due cose, nel senso che verrà maggiormente identificato l'hotel anche con il ristorante, nonostante sia un ristorante esterno. E questo può essere un punto molto a favore se il ristorante è buono, ma può essere una grossa criticità se il ristorante è buono.
o se nella zona non ci sono ristoranti buoni. E è un po' la zona di nuovo, no? È un po' quello che succede con la zona. Io la zona non la posso cambiare. Se nella zona c'ho questi ristoranti, ho questi ristoranti, se la situazione è questa. Però ora la discriminante se vado a dormire o no in un albergo, l'abbiamo visto anche dalle manovre che sono state fatte su Booking, ora la foto di copertina ha scritto che c'è il ristorante. Cioè, la prima cosa che tutti quanti noi abbiamo fatto, abbiamo cambiato questo. Questo per dire quanto ogni volta una nuova criticità poi dopo ci costringe a prendere delle decisioni, a modificare il nostro servizio, di conseguenza anche la reputazione gli va dietro, e può andargli dietro. Credo anch'io come Nicola che siano sicuramente rimarranno abituati ad utilizzare, sono abituati ad utilizzare determinate tecnologie, probabilmente lo faranno. Penso alla dimestichezza con i QR code che hanno adesso i clienti che prima non avevano. Cioè, prima vedevano un QR code sul mio bancone, sono anni che ci sono un QR code sul mio bancone, non l'ha mai considerato nessuno, okay? Ma lo stesso WhatsApp che io utilizzo da tantissimo tempo, quest'estate e oggi quest'anno spingendo molto WhatsApp con Oscar o altre situazioni, lavorando molto con queste cose, vedo che sono più abituati, lo fanno volentieri, no? Poco per volta, e non credo che lo abbandoneranno. Se la domanda di Armando era quella, io non credo che lo abbandoneranno. La domanda invece di Bruno era... Non era importante. Non me la ricordo più, no. te ne faccio un'altra. Ma no, ti ho risposto ad Armando invece di rispondere a te. No, perché intanto ne ha fatto una. La pulizia, sì. Ok, dai, rispondi. No, ne avevo un'altra di Alberto, però era. Dai, rispondimi sulla pulizia, dai. Sì, ha influito. Chiaramente ha influito tantissimo. Tutti noi eravamo attenti, ma siamo stati ancora più attenti. Personalmente, positivamente sulla reputazione, l'attenzione c'era. Devo dire la verità, me l'aspettavo ancora un po' più alta, devo essere sincero. Non è così tanto citata né in positivo né in negativo quando ci sono delle criticità quanto mi aspettavo. Io ero parecchio terrorizzato da questo aspetto. Bene, perché Luca Perrone dice: Warner, che bello di sentirti come docente, quindi volevo leggerti un commento molto positivo. Ok. Poi Monica che dice invece: confermo quanto sta dicendo Warner, anche da noi le aziende che rinnovano per il 2021 chiedono alcune info sui protocolli e il web check-in costituisce preferenza rispetto ad altri hotel. Quindi anche lì un punto in più. La domanda di Alberto è molto interessante, infatti lui chiede: ho sentito da molti revenue managers, poi mi dici magari chi sono, Alberto, che la presenza dell'ospite italiano ha aumentato il ricavo videocamera nelle zone di mare a discapito della brand reputation, che invece ha perso punteggio. Voi che ne pensate? Sì, per quanto mi riguarda. No, sì. Confermo un po' quello che si diceva prima, che poi non è neanche così strana la cosa, e effettivamente la gestione di quest'ondata di gente, poi Armando continua a chiedere sulla comunicazione, continuate a chiedere sulla comunicazione, effettivamente è una parte molto molto delicata in tutti i frangenti. Adesso mi viene in mente una battuta, perché si parlava della pulizia con Warner, ma le criticità che prova un albergo di costa, soprattutto quando si presenta la classica famigliola alle 6:30 di mattina del sabato mattina, che chiede se la camera è pronta, e dopo un po' di volte a questo punto il consiglio è stato, siccome anche qualche collega o collaboratore mi chiedeva un po', dice: ma qui sono matti, non hanno capito che facciamo anche un paio di ore in più di passaggio per la sanificazione, eccetera, ha detto: guarda, scrivetelo nella comunicazione, fino alle 3 camera con Covid, dopo le 3 camera senza Covid. Così. E in effetti tutti quanti mi hanno detto: guarda che funziona, non abbiamo più gente che arriva troppo presto la mattina. Però al di là di questo, insomma, delle comunicazioni che sono anche qualcosa di ironico, ma ci sta sempre bene,
Confermo tutto quello che dice Warner sui cambiamenti continui mese su mese perché cambiano le criticità. Qualcosa su cui mi vorrei allacciare a Warner sul digital menu non è che la gente, non è solo che la gente l'ha apprezzato, però anche noi stessi veramente abbiamo trovato dei grossi vantaggi a gestire in modo diverso un digital menu, visto che tu ogni tanto fai revenue. Effettivamente per la prima volta permetteva di cambiare i piatti in corsa anche a pochi minuti dal servizio o durante il servizio e cambiare addirittura i prezzi, perché qualcuno ha cominciato a cambiare anche i prezzi, non essendoci più un cartaceo a disposizione. Quindi Era ora, dici. era ora, vedi come sei avanti, Nicola. Poi ecco, quindi questo. c'è un'altra diretta con Alberto, lui era molto sensibile a No, poi questo lui tema. è un fan di questa metodologia. Il revenue lo chiama revenue, quindi magari può essere molto interessante da questo punto di vista. Ti posso fare la domanda, Armando? Te la faccio a te a questo giro, se poi si può. Chiedi al moderatore se gli ospiti possono fare domande, In vai, poi vabbè. realtà solitamente non è previsto. Di solito si fa il contrario, però vabbè. Trattandosi di Nicola, possiamo fare È un un'eccezione, dai. amico, vabbè. Allora, no, questa l'hai già visto un po' la provocazione che avevo fatto in passato, perché noi si parla anche di branding, no? Non è solo reputazione, è proprio come si presenta anche un gruppo alberghiero. Abbiamo visto che Best Western, B&B Hotel, la Radisson, NH Hotel, tutte queste catene hanno scelto come comunicazione anche di mettere sulla prima pagina di Booking il logo col loro protocollo, perché ormai fa parte del brand. Quindi ormai fa parte proprio della comunicazione integrata di alcune strutture alberghiere, no? E questo è già un bel cambiamento fisso così. Ma quando tu ora stiamo vivendo quel periodo in cui chi ha voglia di lavorare o si converte, mi fa ridere sempre converte, o si converte in albergo sanitario o in albergo fiduciario o comunque qualcosa di simile. Ci sono visto con una buona pubblicità di Allegro Hotel, Allegro e però la mia domanda per te è questa qui. Hai visto lo screenshot che avevo fatto l'altra volta in una ricerca Hotel Roma? Nella prima posizione sulla local pack mi appare un albergo con una recensione con scritto camere per operatori Covid. La domanda che avevo già fatto è questa. Secondo te crea poi un freno nelle prenotazioni per chi invece prenota, diciamo, come turista normale, come business normale? Può creare un blocco? Il fatto che la struttura Di ricettiva. dichiararsi hotel per Covid, diciamo, per malattia di Covid, dice. Sì, è normale che se tu lavori come albergo sanitario, no, no, niente, non se ne parla neanche, però magari in futuro esistono tracce anche di recensioni per gli alberghi, quelli un po' più fiduciari, quelli che scelgono, non che si affidano all'ASRA, di ospitare persone in quarantena, potrebbe creare qualche problema? Allora, qui si aprono due considerazioni, una che sicuramente ben sai, ovvero che la reputazione online resta lì per sempre. Quindi prima si parlava di Groupon, no? Un hotel che magari ha fatto il deal su Groupon 5 anni fa, e buon Google continua comunque a indicizzare le pagine, quindi c'è un problema di reputazione nella percezione del valore del brand. Quindi sicuramente oggi avere delle recensioni che parlano di albergo, diciamo, legato al Covid, ospitare malati Covid, comunque persone anche della città che non possono magari stare in casa per i familiari e decidono di prendersi una camera, che ha un mercato che tra l'altro esiste ed è anche presidiabile da alcune strutture, però un domani può sicuramente lasciare parecchie tracce online sui vari punti reputazionali. Questa è la prima considerazione. Seconda considerazione, non dimentichiamoci che le persone, tutti noi, ci dimentichiamo facilmente delle cose. Quindi un domani, quando ci saranno messe alle spalle questa situazione così critica che stiamo vivendo adesso, è molto probabile che le persone considereranno forse volendo anche più valore,
il fatto che un albergo abbia ospitato queste persone in un periodo così critico. Quindi potrebbe anche trarre un vantaggio in termini di miglioramento della percezione della sua reputazione, perché tendiamo come esseri umani a ricordarci gli aspetti positivi. Quindi può diventare un hotel hero, cioè un eroe che ha difeso e che ha aiutato in un periodo critico. Quindi l'equilibrio tra queste due cose ad oggi è, secondo me, impossibile stabilirlo, se può prevalere più la reputazione di percezione negativa che sarà online, o se in alcune fasce del potenziale cliente successivo può essere visto in maniera positiva il fatto che questo albergo ha fatto una scelta così forte, così di campo, e quindi un domani può incrementare, diciamo, la sua brand awareness. Va bene la domanda? Ti è piaciuta la risposta? Posso Armando pensare quindi che ci sia una questione di a breve termine può essere un danno, a lungo termine può essere esattamente il contrario? Sì, direi di sì. Ti faccio un esempio abbastanza triste di questi giorni da noi. Io ho avuto una persona che si è sentita male in camera e abbiamo dovuto chiamare l'ambulanza, ed era in un orario in cui c'era un po' di gente nella hall, e subito sono scattate le domande preoccupate: ma è per una questione legata a Covid? Guarda, non c'entrava assolutamente nulla. Oltretutto noi siamo vicino ad un ospedale, però non c'entra assolutamente nulla. E però la percezione è stata, anche da parte nostra, ma da parte dei clienti, subito vedere loro così agitati, perché c'è una bruttissima, veramente brutta percezione di questa malattia per il momento. Non c'è nessuno che, adesso vado fuori tema, ma lo dico in 3 secondi, la cosa che mi sciocca è che non c'è nessuno, sui social tutti scrivono quante volte vanno in bagno, ma nessuno sta scrivendo io sono positivo. Lo scrivono i VIP, ma non lo scrivono gli altri. C'è questa paura della caccia dell'untore, di essere passato per untore o cosa. Per cui se mi arrivano a prendere un malato in ambulanza, in un altro momento non è assolutamente nulla, adesso può diventare un grosso problema. Per cui a breve termine, secondo me, potrebbe anche essere devastante. A lungo termine mi piace tanto la tua riflessione. Bene, io avevo una domanda sulle politiche di cancellazione, non so se si può ancora fare. Pensate che resteranno le stesse, super flessibili, al netto di quello che impongono le OTA, ma per quel che rimane del 2020, nel 2021, come saranno? Anche perché io penso che quest'anno hanno avuto un po' un impatto sulla reputazione, gestione dei voucher, come diceva prima Nicola, forse quello più all'inizio, maggio-giugno, magari poi alla fine no, anche perché la stagione si è fatta, non per tutte le nazioni, ma per molte. Quest'anno come sarà? Per evitare fatture, note di credito, che si farà? Ci sarà di nuovo la non rimborsabile? Non ci sarà? Gli acconti, caparre, come ci comporteremo in questo 2021 secondo voi? Ma le non rimborsabili credo di no. Ieri riguardavo uno screenshot di Venezia dove c'era un albergo a giugno che vendeva solo il non rimborsabile per tutta la stagione, non credo che abbia fatto prenotazioni. È normale che venendo da zona, io rappresento stasera la zona balneare, la costa, dove luglio agosto magari abbiamo delle penali a un mese, per cui poi paghi tutto il soggiorno e ti pignoriamo anche la casa se non no, però sono comunque delle policy, insomma, belle corpose. Non credo si riesca più a lavorare in queste condizioni. Sicuramente tutto scivolerà più verso il giorno del check-in. Credo che, come al pari dell'iniziativa di Alessandro della Be Safe, nascerà qualcos'altro di simile, perché comunque non per fare sponsorizzazioni, però effettivamente ha avuto un bel successo anche nel mese di settembre, ma ha avuto un bel successo la tariffa B-Safe, addirittura rimodulata con un prezzo superiore rispetto allo standard e non come la suggeriscono di impostare. Quindi la gente era disposta a spendere anche un 10% in più rispetto
alla classica bar, ma avere la tutela di un'assicurazione che copriva eventualmente una problematiche vicino al giorno del check-in. Quindi secondo me è stato un bel successo, qualcosa si inventeranno di simile. Il problema che si diceva con Warner, che è più pratico di Flag, dove c'è scritto prenotazione con cancellazione gratuita o senza anticipo prenotazione o senza carta di credito, quello che lui suggerisce, io lo prendo sempre per buono, è di evitare il senza carta di credito, perché dopo si crea veramente una situazione irreversibile. Il senza carta di credito è anche un po' una questione di... Poi dipende chiaramente dal target che hai, eccetera, però personalmente scatena veramente altro che la clientela del bonus vacanze. Però la posta pay vuota, quella si può fare sempre. la posta pay vuota. Anch'io credo che la non rimborsabile sia... No, non credo abbia grosso futuro per l'anno prossimo, ma credo che l'elasticità, se non obbligatoria, comunque rimarrà un grosso valore come percezione da parte del cliente. Bene, bene. Io ancora... Domani mattina c'è il vaccino. Ma c'è già il vaccino. Infatti, siamo vaccinati. Cioè. Questo sarebbe interessante anche parlare su questo argomento, perché io ho fatto la previsione che nel momento in cui sarebbe stato reso noto che c'era un vaccino disponibile, potrebbe ripartire un po' la domanda verso un futuro fuori dalla... una luce in dal tunnel, diciamo così. E quindi in questi giorni secondo me qualcosa si sta muovendo e speriamo che la situazione possa migliorare a breve, soprattutto perché c'è una fortissima incertezza sulla pianificazione strategica sia delle strategie di marketing che di quelle di revenue per l'anno successivo, per il 2021, perché è molto, e questo è un periodo in cui si fanno gli investimenti, si creano i piani marketing, si creano i piani di contenuto, e con un'incertezza così forte in questo periodo abbiamo parecchie difficoltà, credo che possiate confermarlo anche voi, su cosa fare, come iniziare a predisporre anche le strategie per l'anno prossimo, no? Io penso sempre che l'incertezza, lo dicevo l'altro giorno parlando con Nicola e Lorenzo Vidoni, la sensazione che ho io, correggetemi se sbaglio, se non avete la stessa sensazione, è che l'incertezza è la cosa che davvero frena in assoluto più di tutto. Io l'ho visto adesso quando eravamo qui che aspettavamo i colori delle regioni. Cioè nel momento in cui sono uscite i colori delle regioni, qualcosa si è sbloccato, comunque per lavoro. Ma nel momento in cui non c'era la notizia, c'era un blocco totale, perché l'incertezza blocca in un modo incredibile. Ti blocca anche l'ostacolo, ti blocca anche la restrizione, ma ti organizzi e vai. Ma non sai cosa ti può aspettare, quello è il momento in cui non si muove davvero nessuno. Poi dopo sai e ti organizzi, almeno questo è quello che sta succedendo a noi. Bene, quindi... Nicola? Armando, ti vorrei ricordare che tutto è cominciato da quando hai cominciato a fare i corsi col titolo Ripartenza. Non sono stato l'unico, ci sono stati ben altri prima di me, sappi. No, io volevo, scusami, poi nella spiegazione di prima mi sono dimenticato di parlare un po' della percezione che comunque noi crediamo sia univoca, in realtà non lo è. Penso che tutti questi protocolli, che siamo anche fieri poi di effettivamente di mostrare, di utilizzare, eccetera, c'è sempre una doppia percezione, nel senso che vengono ben percepiti da un target di clientela, e invece potrebbero essere mal percepiti da un altro. Quello che voglio dire io è questo: se lavoravamo con un target di giovani un po' più incoscienti, effettivamente il protocollo che abbiamo adottato poteva essere una limitazione, quindi poteva essere visto come un qualcosa di negativo. E ho visto un po' di recensioni a giro, una me l'ha girata proprio Warner l'altro giorno. La stavo cercando perché è veramente da manuale. Che ha ricevuto lui, dove la negatività era il fatto della limitazione di libertà per i protocolli, il distanziamento, eccetera. E questo cliente diceva: allora preferisco andare negli alberghi familiari.
E Barnett dice: ma il preferisco mi dà fastidio, vuol dire che ci sono alberghi che in questo momento allora non hanno adottato delle restrizioni o delle politiche, insomma, ferree. Quindi ecco, qui già un po' si divide. E poi la differenza, secondo me, tra alberghi e ristoranti. Io ho notato che, siccome a tempo perso faccio anche il ristoratore, ho notato che nel ristorante si nota molto di più, molto più spesso viene scritto nella recensione e apprezzato nella recensione il distanziamento tavoli, la mascherina dei camerieri, eccetera. Non so, però ho visto una grossa differenza tra alberghi e ristoranti, e anche in negativo, perché poi se voi andate a googolare TripAdvisor mascherina e vedete una sfilza di recensioni altamente negative che riguardano poi ristoranti e bar. Al di là del ristorante la mascherina, c'è anche un ristorante la mascherina. Però insomma, sì, quindi è ancora più forte secondo me per le altre categorie. Bene, Alberto dice: incertezza sviluppa la fantasia. L'incertezza sviluppa la fantasia? Così dice Alberto. Io parlavo del blocco del cliente. La fantasia la devi sviluppare, secondo me, di fronte alla certezza di quelle che sono le restrizioni e le altre cose. Sbloccare, non lo so, io se c'è una ricetta, ben volentieri mi piacerebbe conoscerla, ma riuscire a sbloccare il cliente dall'incertezza con qualcosa di, con la fantasia, è bella l'osservazione, perché mi piacerebbe capire che cosa intende, perché io sono veramente, se una cosa che ho imparato in questi mesi è proprio questo, che le fasi più complicate erano i momenti dell'attesa dell'annuncio. Quelle erano il momento in cui si bloccava qualsiasi cosa, si fermava il mondo e si fermavano anche le prenotazioni. Arrivava l'annuncio che potevi uscire ma non c'era il ristorante, tu sviluppavi la fantasia del delivery, del aiutateci ad aiutare le realtà del territorio e tutto quello che possiamo averci inventati o cosa, o qualcuno invece che aveva il ristorante si è inventato altre cose che conosciamo bene, ristorante con la camera comprese, tutte queste cose, sviluppi tutte le fantasie, ma quando sai che cosa devi fare e che cosa puoi fare, in quel momento lì noi non sappiamo cosa possiamo fare, ma anche lo stesso cliente non sa cosa fare. Io so in realtà che mi dicono la settimana prossima proseguo il cantiere, sì, se non sono rosso, se eccetera eccetera, cioè l'incertezza è, poi appena arriva la notizia parte e arriva la prenotazione, questo intendevo io. Ok. E che poi Barnett mi aveva mandato un messaggio ieri, mi aveva proprio scritto: l'incertezza sviluppa la depressione, quindi è stata un po' rimodulata questa cosa. Alberto dice: io parlavo a livello manageriale, quindi diciamo che da qui finché non ci sarà un po' una situazione ma più chiara sia in Italia che nel resto del mondo, rimaniamo un po' nell'incertezza, possiamo dirlo? Guarda, Alberto ha perfettamente ragione, scusami per ribattere ancora ad Alberto, perfettamente ragione, perché io penso a target a cui non avevo pensato e a cui ho cominciato veramente a pensare nel momento di incertezza, perché comunque dai per assodato che lavori con determinate situazioni e magari per quanto tu possa essere creativo o altro, magari in quel momento lì non hai lo sprone a buttarti in un mercato diverso. Penso a, nel mio caso, ai bikers, a cui prima magari non avevo pensato, o sapevo che c'era, era un mercato che avrei potuto affrontare, ma di fronte all'incertezza di oddio, sto perdendo quello, sto perdendo l'altro, io ho perso tutto il mercato scuole, che è una roba folle, una roba pazzesca, il mercato delle scuole, l'ho perso completamente, lo perderò anche l'anno prossimo. Scusami, ti ho interrotto, Bruno. Sì, no, ti dico quello che ci dice Daniele adesso. Anche da noi qualcuno osservava che i protocolli esistevano. Mi stupivo perché sinceramente non credevo ci fossero furbi. In ogni caso i clienti hanno apprezzato le accortezze di igienizzazione.
Sono attenti, noi abbiamo accendendo il televisore, prima il video di presentazione ha le operazioni di sanificazione della stanza. E scendono e ne parlano. Comunque funziona, effettivamente è vero. Ok. Allora io vi avevo fatto una domanda sull'incertezza, ma è abbastanza chiara. Finché sia in Italia che nel mondo non verranno prese delle decisioni su come si svilupperà il tutto, compreso vaccino, vaccinazioni, eccetera, rimarrà tutto abbastanza nell'incertezza, o comunque su quello che c'è stato fino ad oggi. Nicola, che ne pensi tu? Non ti ascoltavo. Ah, ok, pensando. Va bene. Non d'accordo, stavo pensando già a cosa mangiare dopo. Okay. L'incertezza è poi soprattutto, io l'ho ascoltato, quindi soprattutto anche l'incertezza comunque economica, perché quello comunque è un dato, al di là di quello che succede o non succede, ma c'è gente che non sa, cioè, quanto andrà avanti con la cassa, non sa. Quindi, quello è anche un elemento, cioè, ma che non scherziamo mica, cioè, prima di sbilanciarci. Magari qualcuno si è buttato un po' più quest'estate, scusami Armando, tu sei più ottimista, però magari qualcuno quest'estate si è buttato lì, dice ma sì, ma va bene, anche un po' spinto dal liberi tutti, ma chi si trova in cassa fino a marzo, non so se pensa così tanto alle vacanze, cioè non lo so. Sì, no, anche col vaccino. Un'ultima domanda e poi magari andiamo alla conclusione che abbiamo sforato. Il bonus vacanze che voi avete accettato, anche Nicola, giusto, ha accettato il bonus? No, lui Nicola, ok. Io faccio domanda a Warner. Secondo te ha stimolato una domanda esistente, quindi ha facilitato l'accesso alla vacanza a persone che comunque avrebbero fatto una vacanza da qualche parte, o ha creato una nuova domanda, quindi persone che effettivamente non hanno mai fatto vacanza o non avevano la propria idea di pianificare un'attività, e con questo bonus hanno avuto un modo per fare magari dei giorni di vacanza a qualche parte? Beh, nel mio caso la creata ed è la ragione per cui penso che sia una delle ragioni per cui tutti quanti noi abbiamo avuto dei problemi con questo tipo di target. Okay. Chi voleva andare già, probabilmente, non so, qualcuno l'avrà anche utilizzato, ma io credo che ne abbia stimolata tanta e anche molto particolare, non abituata ad andare in albergo anche in alcun caso. No, ho visto una comunicazione molto carina sul bonus vacanza, sempre di Allegro Italia, e diceva: non hai requisiti per prendere il bonus vacanza, aderisci al nostro bonus, hanno fatto una versione differente, non sono poi entrato dentro, però mi incuriosiva come pubblicità, mi sembra un po' uno dei gruppi più attivi in questo periodo. Bene, andiamo ai saluti, abbiamo sforato abbastanza, c'è stato il problema iniziale, il mio softwareino qui si era emozionato, ma siamo ampiamente, abbiamo fatto 1:10, anche se staremmo per ore con Nicola, penso che tutti vogliono andare, con Warner chiaramente, penso che a quest'ora tutti vogliono andare all'aperitivo, a cena da qualche parte, in casa, ma almeno fare a casa ma fare l'aperitivo, no? Cioè, come ha scritto qualcuno, ha messo un proprio devi girare col coltello nella piaga, sì. Qualche Aperol in cucina, la birra in salotto, così facciamo il giro dei pub dentro casa. Dai, grazie a tutti, grazie per chi ci ha avuto la pazienza di seguirci fino a quest'ora, e ci rivediamo per la prossima settimana. Chiaramente il video rimane live qui su Facebook o su LinkedIn, ma anche su YouTube. Quindi potete fare anche domande poi in differita, sicuramente Nicola e Warner saranno felicissimi di rispondervi. Nicola è così. Nicola non lo so. grazie a tutti e buona serata, ciao. Ciao a tutti, grazie. Ciao.